Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, collegati su Radio Buon Consiglio e voi tutti ascoltatori, un santo pomeriggio a tutti. Ave Maria, bentornati per una nuova puntata di Spazio Giovane, di questo ciclo di catechesi sulla Divina Volontà che oggi giunge a un punto chiave, diciamo così, a un punto di svolta, a un punto di snodo, a un punto di raccordo. Ecco, la catechesi di oggi vorrebbe essere e segnare un passaggio, ecco, alla terza parte di questo ciclo di catechesi, che è probabilmente quello sotto certi punti di vista che può essere più interessante, che può essere sicuramente da un punto di vista pratico, operativo, più importante, perché passiamo all'analisi del fiat santificante, cioè al dono della divina volontà per noi, quindi non solo la divina volontà in se stessa e nell'atto della creazione e nell'atto della redenzione, ma il dono della divina volontà comunicato nuovamente all'uomo per dono di Dio. Quindi diciamo che questa è la parte, dopo aver compreso un po' che cos'è la divina volontà in se stessa e quali sono i suoi ambiti di manifestazione divina, che sono appunto la creazione e la redenzione. Adesso, a partire dall'esperienza straordinaria, mistica di Luisa Piccarreta, si tratta di capire cos'è questo dono per noi, come ci si entra e come lo si vive. Ora, oggi non credo che leggerò parte degli scritti, perché prima di addentrarmi in questo orizzonte, in questo mondo, c'è assolutamente bisogno di una serie di precisazioni e di premesse. Capita di sentire, quando si parla con le persone, diciamo così, esperte della Divina Volontà, che viene posto molto l'accento, e per certi aspetti, giustamente per comprendere, diciamo, uno dei punti discriminanti, sulla differenza che c'è tra il fare la Divina Volontà, questo l'ho detto anch'io nelle prime puntate, e il vivere nella Divina Volontà. Essendo evidentemente la seconda cosa, ciò che è peculiare di questo particolare dono che Dio ha rivelato prima di volerlo fare, quindi che bisogna innanzitutto conoscere, è evidente che questo segna, come dire, un passaggio, uno stacco grande, ulteriore, estremo, d'accordo? E tuttavia bisogna concepire questo passaggio non come un salto a ostacoli, d'accordo? Cioè io passo dalla mia vita da fedele, comune, normale, vum, all'unione con la divina volontà, per direttissima. Quindi scavalcando di fatto tutta la tematica ascetica tradizionale, diciamo così, attinente alla santità e che ha caratterizzato 2000 anni di storia della Chiesa e che ha dato alla Chiesa fior di santi, quasi con una sorta, come dire, di una sorta di snobismo spirituale, d'accordo? Dio di spirituale, cioè, sì, ma io sto nella divina volontà, quindi fare la volontà di Dio, queste cose qui, questa robetta, dico, insomma, robetta, insomma, vedremo, c'è uno scritto, cerco di trovarlo per leggerlo la prossima volta, molto bello di Luisa, dove questo punto è messo bene in evidenza, cioè Luisa spiega bene che fare la divina volontà è uno stadio, come dire, ancora parziale di unione con la divina volontà, ma propedeutico, cioè presupposto questo e imparato questo, vado ad altro. Ma non ci sono scavalcamenti, non ci sono salti, non ci sono vie brevi, vie facili, vie comode, vie larghe, non ci sono. Soprattutto non c'è una vita nella divina volontà senza la croce. Cioè adesso, oggi io introdurrò, perché questa può essere una puntata che fa un pochettino, come dire, da indice, ecco, diciamo, l'indice della terza parte. Oggi facciamo l'indice della terza parte, così poi ci orizzontiamo, no? E una cosa deve essere chiarissima. Non c'è vita nella divina volontà senza croce. Non c'è vita senza
nella divina volontà senza travaglio, senza crogiolo e senza che si passi esattamente per le porte comuni in cui sono passati tutti i santi di Santa Romana Madre Chiesa. Questo deve essere fondamentale. E perché si dice questo? Perché, numero uno, Luisa ha avuto il dono mistico, perché, allora, per quanto riguarda la divina volontà, vale un po', per chi conosce un pochino di mistica, ciò che vale per l'ascetica e per l'unione con Dio. Mi spiego. Se uno legge il castello interiore di Santa Teresa d'Avila, vedrà che la vita interiore ha come scopo il raggiungere l'unione con Dio. Questa unione con Dio, come faccio a raggiungerla? Cioè, attraverso una strada ordinaria, oppure c'è bisogno dei fenomeni mistici, d'accordo? Dei rapimenti, delle estasi, delle visioni intellettuali della Santissima Trinità, delle visioni immaginarie, dei voli dello spirito, del fidanzamento spirituale, del matrimonio mistico. Per quale notte bisogna passare? Per la notte dei sensi, per la notte dello spirito? Tutto questo mondo qui. Allora, Santa Teresa spiega una cosa fondamentale. Allora, le prime tre stanze delle sette stanze, d'accordo, che partono dalla preghiera vocale e arrivano alla meditazione, devono essere percorse da tutti, d'accordo? Tutti quanti devono imparare a parlare la preghiera vocale, devono frequentare i sacramenti, devono andare a messa e devono imparare a fare bene l'orazione mentale. In particolare la meditazione sulla passione, la meditazione e la contemplazione sulla passione di Gesù. Tutti quanti, d'accordo? Dalla quarta dimora in poi c'è una biforcazione, perché ci sono due tipi di orazione. L'orazione di raccoglimento, che porta all'unione ordinaria con Dio, seguitemi, e l'orazione di quiete, che è il primo gradino verso l'unione mistica con Dio, che culmina nel matrimonio spirituale. Che cosa significa? Significa che con le nostre forze, oltre l'orazione di raccoglimento, cioè che è già un'orazione molto elevata, dove si avvertono delle consolazioni molto più che sensibili, dove si raggiunge una discreta unione con Dio, è il massimo a cui si può arrivare con le nostre forze, passando attraverso la notte cosiddetta solo dei sensi. E per notte dei sensi si intende che l'anima non può giungere a questa forma di unione con Dio se non ha imparato a mortificare volontariamente e bene tutti e cinque i sensi: il gusto, il tatto, l'udito, la vista e l'olfatto. Mi sono spiegato, tutto chiaro? Poi c'è l'altra via: se il Signore sceglie di portare ad una grande unione con Dio, il matrimonio mistico è il massimo che si possa avere sulla terra, d'accordo? E si può vivere questa realtà con Gesù o con la Madonna, perché alcuni santi l'hanno vissuto, beati loro, con la Madonna, d'accordo? E non esiste in terra forma di unione più grande con Dio di questa. Chiaro? Ecco, nella divina volontà vale la stessa cosa. Cioè, vedremo che c'è una via, diciamo così, ordinaria, che comporta l'acquisizione del pregresso, quindi ho imparato a fare bene la volontà di Dio e inizio a unirmi alla divina volontà attraverso una serie di esercizi e di forme di pregare che vedremo tipiche e proprie di questo mondo e che mi portano all'unione ordinaria con Dio. Unione ordinaria che vuol dire? Significa che io devo impegnarmi, devo stare attento, devo esercitarmi, devo lavorare asceticamente, d'accordo, su me stesso attraverso queste risorse ulteriori. Ma poi c'è il dono mistico, il dono mistico della divina volontà che Luisa ha ricevuto, d'accordo? Vuol dire che tu vivi queste stesse cose, lei non faceva altro tutto il giorno, lo vedremo, passava le giornate a fare giri in continuazione, i cosiddetti giri, poi vedremo cosa sono, dalla mattina alla sera e anche la notte, ininterrottamente, capite? Quindi H24 in stato di fusione con la divina volontà, totale, piena, assoluta, ininterrotta, senza nessunissima zona d'ombra. Questo è impossibile da raggiungere in questa forma soltanto con la grazia ordinaria e con le forze ordinarie, che tuttavia dobbiamo mettere in atto, perché noi non sappiamo, come non lo so io, cioè io non lo so
se il Signore, chi lo sa mai, mi dovesse chiamare al matrimonio, non credo, al matrimonio mistico, non lo so. Certamente, noi dobbiamo, come dicono i maestri di spirito, disporci a tutto. Ma sta tranquillo che se non fai mai la meditazione, non esistono matrimoni mistici e non esiste manco un'unione ordinaria con Dio. Capito? Tavo scordi proprio. Se non fai mai il rosario, non esiste nessun matrimonio mistico e non esiste neanche unione con Dio. Questo è evidente, questo qui. Non è detto che se tu fai il rosario e fai la meditazione, Dio ti prenda e ti conduca attraverso una via straordinaria. Che io vi raccomando, possibilmente, di non chiedere a Dio come, e di non desiderare, perché le vie straordinarie portano molti fiori, ma portano anche grandissime croci. D'accordo? Quindi noi non sappiamo se saremo in grado di portare il peso enorme di croci fuori del comune, e anche Luisa le ha portate, vedremo che roba che ha portato, per giungere ad alte vette di mistica e di santità mistica, quindi non ascetico ordinaria. Spero di essere stato chiaro. Quindi, allora, Luisa ha ricevuto il dono della divina volontà a 46 anni. Sono stato chiaro? Le prime esperienze mistiche perché in una novena, la racconta nel primo volume, vide Gesù bambino quando già aveva 17 anni, quindi a 17 anni ha avuto le prime esperienze addirittura mistiche. Però il dono della divina volontà è arrivato a 46 anni, ed a mia, volesse il cielo che ci fosse questa felice coincidenza, insomma. Allora, sono passati 29 anni. Che cosa è successo in questi 29 anni? Preparazione, formazione, strigliamento. Io sto commentando, sapete, non sto facendo soltanto queste catechesi, questo ciclo di catechesi vuole essere una catechesi sistematica per creare, come dire, un'orizzontazione, perdonatemi questa parolaccia, globale sul fatto o fenomeno divina volontà. Ma poi io da diverso tempo che sto mettendo in giro le meditazioni sulla divina volontà, che sono quelle che faccio io e che le faccio ad alta voce perché le persone mi hanno chiesto, insomma, se posso condividerle. Tanto io la meditazione comunque la devo fare, se la faccio a mente o se la faccio ad alta voce è la stessa cosa. D'accordo? Allora, perché dico questo? Perché il ciclo di meditazione che sto facendo adesso si chiama come ci si prepara a vivere il dono della divina volontà. E cominciano perché Luisa ha lasciato scritti 36 volumi di quello che si chiama Libro di Cielo. Ora però, della divina volontà in senso specifico, in senso tecnico, cioè nel modo con cui Gesù l'ha rivelata a Luisa e le ha insegnato a viverle, se ne comincia a parlare nel volume undicesimo. Ma ci stanno i primi 10 volumi, che sono Libri di Cielo, pure i primi 10 volumi, perché i primi 10 volumi rappresentano nell'itinerario spirituale di Luisa la preparazione. 10 volumi di preparazione. E se uno comincia già a leggere le prime pagine del primo volume, già capisce tantissime cose e viene anche a sapere tantissime cose. Per esempio la meditazione di questa mattina, che adesso non sono ancora riuscito a mettere online, la metterò, spero, online appena finisce la registrazione di questa catechesi, e parlava, bellissima, del momento in cui Gesù lascia Luisa in balia delle tentazioni del demonio, che è un argomento su cui chiunque decida di fare un cammino di santificazione serio, non che vado a messa la domenica e cerco di osservare se no qualche comandamento e quando mi ricordo dico il rosario. Queste non sono persone che fanno paura al demonio, d'accordo? Forse raggiungeranno la salvezza, ma non gli fanno danni. Il massimo del danno che gli fanno è che forse salveranno la propria anima e dopo un bel po' di purgatorio se ne vanno in paradiso. Non sono pericolosi, d'accordo, per l'inferno. Però una persona che si mette in testa che vuole già fare la volontà di Dio sul serio è pericolosa per il demonio, perché non santifica soltanto se stessa, ma si porta dietro un sacco di gente e il demonio non la lascia in pace e gli si mette di traverso, e questo il Signore glielo permette, e glielo permette perché
come spiegavo nella meditazione di questa mattina, perché uno, la nostra virtù resti rafforzata, secondo, il demonio resti umiliato, terzo, la nostra umiltà sia ulteriormente fortificata e quarto, si imparino ad usare le armi del combattimento spirituale, che sono la preghiera e l'ubbidienza al direttore spirituale, senza il quale non si può uscire vivi dalle tentazioni violente del demonio, insieme al coraggio. Detto tutto quanto nella meditazione di questa mattina. Allora, in tutte quante queste, in tutti quanti questi anni, tra i 17 e i 46, Luisa è stata formata e forgiata, d'accordo, per entrare in questo mondo, perché entrare in questo mondo, fondersi con la divina volontà, fare propri gli interessi di Gesù, le intenzioni di Gesù, la vita di Gesù e di Maria, non è una cosa che si fa così, no? Ci sono personaggi, sacerdoti, super esperti, molto più grandi di me, le cui catechesi possono tranquillamente reperirsi sul web. Io ricordo, ne sentii una dove si diceva: mica basta dire Fiat per entrare nel regno della divina volontà, perché se un sacco di gente comincia a dire Fiat, 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 uno fa pure la battuta, no? Che viva Torino, cioè, capite? Fiat è anche la casa automobilistica, cioè Fiat è una parola che pesa una tonnellata nel regno della divina volontà. Ma Fiat, perché Fiat è ciò che disse Dio per creare l'universo, ciò che disse la Madonna per consentire l'incarnazione, e ciò che Dio pronuncia per la nostra santificazione, che deve essere nostro: Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Questo è il Fiat santificante. Ma questa è una cosa grossa, non sono chiacchiere, non è un, come dire, una forma, ripeto, di kitsch o di elite spirituale, capito? Mazza, noi stiamo proprio al top, stiamo all'accademia. Cioè, la divina volontà è l'accademia sotto certi punti di vista, ma non è l'accademia creatrice dei Superman o degli snob dello spirito, d'accordo? Noi stiamo su un altro pianeta e il resto... No, no! È ciò che ti porta alla massima unione con Dio possibile in questo mondo, passando attraverso tutto il crogiuolo e le purificazioni necessarie per giungere a questo tasso altissimo di unione. È chiaro che poi la vita nella divina volontà è vita felice, sommamente felice, d'accordo? Ma è di quella somma felicità, come quella evangelica, che non vuol dire ci divertiamo dalla mattina alla sera, significa che gustiamo quel qualche cosa di straordinario, anche perché il Signore ha promesso grazie e doni mai visti a chi ha il coraggio di inoltrarsi fino in fondo in questo divino sentiero. Ci sono queste cose, d'accordo? Le ha vissute Luisa, se uno legge gli scritti, insomma, ha vissuto delle esperienze a contatto con il nostro Signore Gesù Cristo, che chi non vorrebbe viverle? C'è qualcuno che, se gli dicono, sai, un giorno Luisa, Gesù gli ha preso la testa e gliel'ha messa, mica una volta sola, 2000 volte, d'accordo? Forse di più, gli prendeva la testa e gliela metteva al costato e usciva un liquido tipo latte. Infatti io quando ho letto quella cosa dico, accipicchia, che cos'è questo? La Lactatio Mariae fatta da Gesù? Lei parla di un liquido nel primo volume, tipo latte, dolcissimo, che la inebriava, le faceva vivere, come dire, estasi e delizie inesplicabili. Bene, c'è qualcuno tra gli ascoltatori che, se qualcuno dicesse, sai, il nostro Signore vorrebbe farti questo, non te va? Qualcuno non vorrebbe una cosa del genere? Ecco, evidentemente sì, però noi non dobbiamo cercare la divina volontà in vista dei doni e delle grazie straordinarie che il Signore promette. Dobbiamo sapere che ci sono anche queste, ma l'unione con la divina volontà va cercata di per se stessa, perché la divina volontà è la vita divina, è la vita nostra, ed è la nostra gioia, ed è la fonte suprema della nostra felicità, perché la divina volontà coincide con l'amore divino, e l'amore divino è la fonte, la sorgente della felicità divina ed extra divina. Perché vivere nell'amore è vivere felici. D'accordo? Quindi questo deve essere chiaro. Allora, che cos'è vivere nella divina volontà? Passiamo quindi al Fiat santificante. Premesso i primi 10 volumi, d'accordo? Quindi tutte le operazioni ascetiche e spirituali necessarie a giungere a riuscire a fare in alto grado
a fare la divina volontà. Ciò premesso, entrare nella divina volontà vuol dire entrarci, quindi cominciare a farle spazio e a rivivere in sé realmente la vita di Gesù e di Maria, che sono gli unici due esseri, uno era un uomo Dio, l'altro puramente umano, che hanno vissuto tutta la vita in stato di totale fusione con il volere divino. Che cos'è il volere divino? Che cos'è? Che cosa vuole la volontà di Dio? La volontà di Dio si esplicita in una cosa molto molto semplice, d'accordo? La volontà di Dio per noi è amore. La volontà di Dio, ciò che Dio vuole da noi è amore. Quando chiedono a Gesù: Maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, il prossimo tuo come te stesso. È una vita di cielo, in questo senso. In paradiso cosa fanno i beati? I beati godono dell'amore di Dio, amano Dio con tutto se stessi e godono dell'amore reciproco, e tutti insieme godono dell'amore che tutti rivolgono all'Altissimo. Questa è la vita dei beati, eh? Non c'è altro, capite? Non c'è nient'altro che questo. È uno stato di profondissima comunione tra il creatore e la creatura, che prima che volerlo noi, questa è una delle cose più sconvolgenti, lo vuole Dio. Cioè Dio ha creato l'uomo, stante quello che viene rivelato a Luisa, Dio ha creato l'uomo e semplicemente per un motivo molto molto semplice, cioè per renderlo pienamente partecipe della sua presenza, ma al tempo stesso per godere della letizia dello stare con l'uomo. Cioè Dio ha fatto l'uomo talmente bello e dotandolo del dono della sua volontà, se ne è innamorato, d'accordo? E Dio gode nel riempirlo di doni e nel ricevere dall'uomo il ricambio di amore, di adorazione, di lode perfetta, che proprio per questa pienezza che lui stesso riceve da Dio, l'uomo è in grado di dargli. Questo. Bene. Quindi stavamo dicendo che la divina volontà non è altro che una vita che Dio pone in essere con la sua creatura per il godimento che lui stesso prova nello stare con lui. È una cosa bellissima, stupenda, meravigliosa, capite? È chiaro però, e qui dobbiamo fare attenzione, che lo stare di Dio con noi adesso, ecco perché ho fatto quella premessa, cioè se leggiamo gli scritti, di fatto il vivere nella divina volontà è un tornare alla condizione dell'Eden. Sì, tornare alla condizione dell'Eden, però il problema è che nell'Eden il peccato non c'era ancora. Noi torneremo a vivere l'Eden in una realtà però segnata dal peccato, che anche se l'anima che vive la divina volontà gradualmente chiude completamente con il peccato, perché non c'è compatibilità tra vita nella divina volontà e peccato, però vivere nella divina volontà ora vuol dire farsi carico di tutto il mondo che è peccatore, e quindi tutta quanta la riparazione connessa al vivere nella divina volontà dobbiamo averla molto chiara, e deve essere offerta al Signore, come l'ha offerta sempre Gesù e come l'ha offerta sempre la Madonna, in considerazione del fatto che noi viviamo in un mondo segnato dal peccato. E quindi tutta la gloria che l'umanità dovrebbe rendere a Dio e non gli rende, anzi lo deruba in continuazione, deve essere supplita da coloro che, vivendo nel divin volere, vanno a prendere tutti gli atti di tutti quanti gli uomini, tutti quanti i tempi, e danno al loro nome, come facevano Gesù e Maria, a Dio la gloria che l'uomo, attraverso il peccato e la lontananza della divina volontà, toglie al creatore. Spero di essere stato chiaro, d'accordo? Quindi è un inserirsi in questo circuito divino, d'accordo? Allora, concretamente, che cosa succede?
Allora, dobbiamo ritornare per questo che abbiamo fatto il discorso attento. Allora, Gesù e Maria, nella loro vita, noi sappiamo che fusi con la divina volontà, non compivano nemmeno un pensiero, nemmeno una parola, nemmeno un'azione, nulla che non fosse unita alla divina volontà. Per cui la prima cosa che si deve imparare per entrare nella divina volontà è appunto fondersi con la divina volontà, unire tutti i nostri atti alla divina volontà, trasformando in questo modo i nostri atti da atti meramente umani ad atti divini. Vedremo poi nel corso, vi ripeto, oggi facciamo l'indice, per realizzare gradualmente questo obiettivo ci sono degli atti da fare, che sono delle preghiere alcune, per esempio l'atto preventivo di cui parleremo tra qualche puntata, forse la prossima, vediamo, l'atto di fusione e gli atti attuali in cui noi continuamente rinnoviamo l'unione con la divina volontà. Vedremo che gli atti da unire alla divina volontà sono non soltanto gli atti umani in senso stretto. Gli atti umani sono, per esempio, io adesso sto parlando, no? Non solo sto parlando, sto facendo una catechesi adesso, quindi il mio atto umano è un atto religioso in questo momento, quindi è un atto che ha già di per sé stesso un discreto valore davanti a Dio, no? Ecco, io però posso unire questo atto al divin volere, essendo questo un atto buono, e trasformarlo da umano in divino. Questo è, poi chiaramente approfondiremo, riapprofondiremo, ripeto che questa puntata fa l'indice e segna il passo della terza parte delle catechesi che andremo a vivere insieme, no? E quindi queste sono le prime cose: l'atto di fusione, l'atto preventivo e l'atto attuale. E adesso faccio una carrellata, eh? Poi abbiamo i cosiddetti giri, quelli di cui parlavo, i giri sono fondamentalmente di tre tipi. Il termine girare, capito? Come si dice anche tra noi, no? Che fai? Noi diciamo quando eravamo giovani, ma io esco, dove vai? Vado un po' in giro. Vado in giro significa che uno prendeva il motorino, se andava in giro per il centro della Latina, per il Corso della Repubblica, Piazza del Popolo, a farsi un po' di vasche, a fare un po' lo splendido, insomma, andava in giro, andava. Quindi ti muovi, d'accordo? Ecco, è chiaro che i giri nella divina volontà cosa sono? Sono atti, diciamo così, di amore, di contemplazione che noi facciamo nei luoghi in cui la divina volontà si è manifestata, è cristallizzata. È bellissimo fare questo qui, perché questo insegna a vedere tutte quante le cose con occhi nuovi. Vi dicevo che sono di tre tipi, almeno per quanto ci ho capito io, quindi non, cioè, credo di averci capito qualcosa. Ci sono i giri del fiat creante. Poi vi dirò nel corso delle catechesi, sono anche dei testi che possono aiutarci un po' per familiarizzarci, no? Perché uno dice, ma come faccio a fare il giro nel fiat creante? Che devo fare? Ecco, comunque, il senso di questa cosa è contemplare tutta la creazione e riconoscere nella creazione le varie manifestazioni dell'amore di Dio. Tecnicamente negli scritti si trova la parola il ti amo di Dio. Andarlo a raccogliere, d'accordo? Perché tutto quello che è stato creato, Dio l'ha creato per me e per te che mi stai ascoltando, come doni, come sbocchi del suo amore. E quindi innanzitutto bisogna riconoscerlo, perché tutta la gente passa la vita stando sempre a bestemmiare, oppure a lamentarsi, oppure che va tutto storto, e pare che dinanzi a quelli che Dio non ha fatta una dritta, d'accordo? Non hanno mai detto un grazie in tutta la vita all'Altissimo. Ecco, nella Divina Volontà c'è un canto di lode ininterrotto, perché si impara a riconoscere i segni dell'amore di Dio. Dove? Nella creazione. Nella creazione, per cui c'è un sano... Cioè, vuoi sapere che dentro la Chiesa oggi stanno delle correnti un po' esagerate, no? Tipo l'ecologismo, cioè che queste cose che fanno della natura una sorta di idea, come dire, a sé stante, che sono concetti completamente pagani, no? Però c'è un modo sommamente cristiano di accostarsi al creato, d'accordo? Sommamente cristiano, perché il creato è
manifestazione dell'amore di Dio. È creato, è stato fatto per chi lo riconosca come manifestazione dell'amore, ricambi l'amore che Dio mi ha donato, adesso vediamo, metta il mio ricambio d'amore in quella creatura che non è capace di dire a Dio grazie per il ti amo che hai messo in me, perché un fiore non è buono a dire a Dio grazie per il ti amo che io sono, non è capace, ma noi possiamo farlo per lui, e questo si vede nei salmi anche della Chiesa, no? Pensate al salmo che si dice la domenica mattina nelle lodi: benedite opere tutte del Signore, il Signore, benedite angeli del Signore, benedite cieli del Signore, benedite a tutto che siede sopra i cieli, benedite sole e luna, stelle del cielo, piogge rugiade, venti tutti, eccetera, eccetera. Quello è un giro nel Fiat creante. Se uno vuole, ecco, quello è un giro nel Fiat creante. Noi stiamo dando voce al creato per lodare il Signore. E noi lo facciamo al posto suo, rendendo a Dio la gloria e l'onore che gli è dovuto. E la terza prospettiva di ogni giro è che insieme al mio ti amo di ringraziamento, al ti amo che si dice tecnicamente metto nella creatura per farglielo dire a lei attraverso di me al Signore, attraverso l'unione con la divina volontà che abbraccia il tempo e lo spazio, io posso anche dire: Signore, metto, ricambio il mio ti amo non solo col mio personale, ma con quello di tutti quanti gli uomini di ogni luogo e tempo, che la tua volontà, che è transtemporale e transspaziale, raggiunge e che non ti hanno mai detto grazie. E quindi compie un atto riparatore che è graditissimo al Signore, che è sommamente santificante non soltanto alle persone, alle generazioni presenti e future, ma in maniera retroattiva, a quanto Gesù rivela, anche a quelle passate. E addirittura si dice che atti del genere apportano un aumento di gloria pure ai beati che stanno in paradiso. Pensate un po': giri nel fiat creante, giri nel fiat redimente. E qui ci abbiamo il capolavoro, che sono le 24 ore della passione. Chi si abitua a pregare le ore della passione può stare certo che ogni giorno farà un giro nel fiat redimente, un giro di quelli. No, il giretto con motorino, a fare il giro con la moto, con la miglia da cilindrata nel circuito delle corse, insomma, quindi farò un giro di quelli proprio fatti bene, insomma, non è un giretto con la lambretta al centro di una cittadina di provincia, è proprio un giro, insomma, è un giro super. Allora, lì si va a contemplare, e è bellissimo, no? Per esempio, le ore della passione sono stupende da questo punto di vista, perché io consiglio sempre di farle col crocifisso in mano. Se uno è un prete può anche mettersi davanti al Santissimo Sacramento e usare il Santissimo Sacramento. Cioè, a un certo punto, nelle ore della passione, se uno si abitua, Luisa comincia a dire, qualcuno scandalizza, d'accordo? Allora Gesù, io metto il mio bacio, ti bacio la mano destra, ti bacio la mano sinistra, ti bacio il piede destro, ti bacio il piede sinistro, ti bacio il collo, ti bacio il petto, ti bacio il cuore, ti bacio la bocca. Mamma mia, si può baciare la bocca a Gesù? Ecco, allora sì che si può, certamente che si può, cioè il bacio è il linguaggio dell'amore. Allora io consiglio sempre, questa è una cosa mia, quindi, cioè, se fai l'ora della passione, prendi il crocifisso vicino, perché quando stai a dire ti bacio le mani, baciagliele le mani. Cioè, tu non puoi fare anche quello col pensiero, ma baciare le mani veramente, baciare il crocifisso, la mano del crocifisso, è la cosa più grossa, gli arriva direttamente al Signore. Capite? Allora, veramente, nelle ore della passione, non soltanto io mi ricevo quell'immenso ti amo che Gesù ha lasciato soffrendo per noi, e poi le ore della passione ci permettono anche di andare oltre, no? Perché si parla anche della passione divina che Gesù ha sofferto, e per tutta la vita, non soltanto nelle ore, diciamo, della passione sensibile e materiale, no? Ma lì c'è un ricambio bellissimo, c'è un ricambio personale attraverso i baci, e c'è un ricambio di riparazione, perché in continuazione si dice che Gesù riparava per questo e io mi unisco alle sue riparazioni. I giri nel fiat credimento. Quindi capite come la vita della divina volontà è vita d'amore, perché io lì guardo l'amore di Gesù per me, lo ricambio, capito? Passo mezz'ora del mio tempo, un quarto d'ora del mio tempo a fare che amare Gesù e ricevere il suo amore. Cioè, vivere l'Eden, il paradiso terrestre, è l'anticamera del paradiso celeste. Nel paradiso terrestre si vive di amore, si riceve l'amore e si dà l'amore a Dio, punto e basta. Non è che c'ho tanto a capire che significa vivere nella divina volontà. Poi c'è un'altra forma di giro molto bella e molto santificante per noi e per il prossimo,
che io sinceramente non so che nome dargli, ma si vede chiaramente dagli scritti di Luisa. Che cos'è? È andare a girare, sempre il giro, per tutti i posti, compresi gli esseri umani, per metterci il nostro ti amo a Dio. Esempio, vedo una persona che mi fa una partaccia. Il Vangelo dice che quando ti umiliano tu stai zitto e lo sopporti per amore di nostro Signore. Se qualcuno ti dà uno sgamarrovescio sulla guancia destra, porgi anche l'altra. Già questo è tanto, d'accordo? Vedete, fare la divina volontà. Ma se voglio fare qualcosa di più, io non soltanto sopporto il marrovescio e lo perdono, faccio un'altra cosa. Dico a Gesù, senti, questo mi ha mandato a quel paese, oppure mi ha detto va a morire ammazzato, d'accordo? Sai io che faccio? Io metto il mio ti amo a te su quella bocca che ha proferito questo insulto, per riparare l'insulto che ha fatto e per chiedere la sua conversione e l'avvento del regno del Fiat nella sua anima. Guardate che bello questo qui che è. Se imparassimo a fare questo in continuazione, il mondo diverrebbe uno spettacolo, un fenomeno. Ecco, pensate a tutti quanti gli eventi, a volte anche che potrebbero essere ecclesiali. Chi si sta sempre a lamentare, ma sa padre, il mio parroco ha fatto una messa che faceva, che manco sembra che manco ci crede. Benissimo, silenzio. E tu metti tanti ti amo nel cuore e nell'anima di quel povero sacerdote che forse magari quel giorno ha celebrato malamente perché magari c'aveva pensieri nel cuore, perché magari c'aveva fretta, quindi anziché giudicare, tu metti il tuo ti amo e invochi dal Signore la misericordia e l'avvento del Fiat perché le prossime messe possano essere più santificanti. Gesù dice che questi atti, dice negli scritti, sono sempre efficaci. È chiaro che l'efficacia santificante dipende dalla disposizione del soggetto su cui noi andiamo a mettere il ti amo, perché se il soggetto è proprio indisposto, mi si perdoni il paragone numerico, su 100 che potrebbe ricevere di grazia riceve 2, meglio 2 che niente, insomma, no? Ecco, perché comunque sia, e tu hai fatto comunque un atto di virtù eroica e ti sei unito al divin volere e nel divin volere riparando quella cosa che non funzionava. Quindi abbiamo detto atto preventivo, atto diffusione, atti attuali. Questi erano una semplificazione dei giri. Poi, terza, altra cosa, spia certissima. E questo è fondamentale, io lo vedo tutti i giorni e ne ho esperienza continua. E se uno si fa attento lo vede in continuazione. Allora, questa è una delle cose proprio fondamentalissime. E se non parte questa, te saluto, stiamo completamente ancora fuori. Vivere la divina volontà vuol dire imparare a vedere la divina volontà, sentitemi bene, in tutto. Ma sai che significa? Tutto quello che accade, compresi i peccati delle persone. Tu dici, oh, bestemmiato, donato, hai detto che i peccati sono volontà di Dio. No, non ho detto che i peccati sono volontà di Dio, ho detto che bisogna vederla in tutto, compresi i peccati delle persone. Che significa questo? Basta leggere Sant'Alfonso. La domanda è facilissima. Domanda, chiaramente gli ascoltatori risponderanno a mente: voleva Dio Padre che fossero commessi tutti quegli orribili peccati mortali che sono stati commessi durante la passione di Gesù? Risposta: sì o no? Li voleva? Dio può volere che si commetta un peccato mortale, a maggior ragione contro suo figlio. Voleva che uno di quei soldati, come dicono, sputasse in bocca a Gesù? Voleva questo Dio Padre? Sì o no? È una domanda retorica. Facciamo la seconda domanda. Dio Padre voleva che Gesù patisse gli effetti dello sputo in bocca? Sì o no? Sì. Ecco cosa significa vedere la divina volontà nei peccati, anche nei peccati. Cioè, commettono un peccato contro di te, Dio lo vuole quel peccato? No. Ma lo ha permesso.
E tu che non subisci, devi vedere la mano di Dio in quel peccato. Gesù, quando soffriva, non vedeva lo sputo in bocca, vedeva il Padre che attraverso quello sputo in bocca gli chiedeva riparazione per alcuni ben precisi peccati, e quindi lo viveva con amore e con spirito di riparazione, non odiando il soldato che gli aveva sputato in bocca. Se non si arriva a questo, Nix, ragazzi, finito, sono tutte chiacchiere, è tutta poesia. Questo significa che anche nelle situazioni più estreme, vi assicuro che io non ho avuto modo di fare più di qualche esperienza, quando ti trovi in delle situazioni che veramente dici: ma signore mio, ma ci capisco niente, ma che facciamo in questa cosa qua? Devi essere fermamente convinto che Dio è all'opera, che sta permettendo quella cosa per un bene maggiore, e che se ne uscirà alla grande per la sua gloria e con la sua gloria. E qui che cascano tutti gli asini, qua cascano tutti. A voglia a fare vieni divina volontà nel mio mangiare, io scherzo, vieni divina volontà nel mio bere. Questo è un atto, per carità, santificantissimo, d'accordo? Santificantissimo, ma relativamente facile, d'accordo? Io prima di mettermi davanti a sta catechesi, basta che acquisisco un pochino di duttilità mentale, di impegno, e dico: viene divina volontà nel mio fare questa catechesi, d'accordo? Per carità, la mia catechesi è unita al divino volere, significa che questo atto diventa un atto divino, e che diventa, come tutti gli altri atti divini, eterno, immenso, infinito, produce effetti stupendi sia in me che fuori di me. D'accordo? Ovviamente, attenzione, ecco perché c'è il presupposto del fare la divina volontà. Cioè, io durante la catechesi non devo dire stupidaggini. Giusto? Perché se dicessi una stupidaggine, se dicessi un'eresia, io posso dire: vieni divina volontà ad unirti in questa eresia. D'accordo? Capite? Ecco perché, specialmente per gli atti umani, cioè dire viene divina volontà nel palpito del mio cuore, questo lo può dire chiunque, lo può dire pure il primo peccatore del pianeta Terra, perché la divina volontà, tra l'altro, è già presente nel palpito del cuore, perché è la divina volontà che lo fa palpitare. Quindi il fatto che io faccio un atto volontario in cui chiamo la divina volontà volontariamente a santificare questo atto che peraltro da lei stessa dipende, è certamente una cosa buona e positiva. D'accordo, ma il palpito del cuore non può essere negativo, però le azioni che io faccio, sì, posso pure dire di una volontà nel mio camminare, purché non stia andando a camminare per andare a cercarmi un nemico per gonfiarlo, perché se no, se sto ad andare a camminare per andare a cercarmi un nemico per gonfiarlo, mica posso dire di una volontà nel mio camminare, no? Capite? Ecco, se non si ha questo orizzonte fondamentale, cioè che la divina volontà è dappertutto, e devo imparare a vederla, cioè le cose vanno viste tutte quante con occhi nuovi, le creature che Dio ci pone intorno, cioè se uno vede i primi volumi, nostro Signore fa un'operazione di distacco di Luisa da tutte le creature, gli dice: tu non devi guardare loro, tu devi guardare me. Cioè, tu c'hai una persona che ti vuole tanto bene vicino, che è tanto buona e tanto fedele, tu non devi attaccarti a lei, tu devi dire: Signore, ti ringrazio che mi manifesti la tua bontà attraverso questa creatura. Questa però non è poesia, capito? Cioè, dire così, però poi sei appiccicata a quella persona. Perché se quella persona dovesse venire a mancare, tu devi essere pronto. Capito? Devi essere pronto. Perché sei attaccato solo alla divina volontà, non alla creatura. Cioè, questi processi, spero che sia chiaro, sono altissimi processi spirituali, ma fondamentali. Quindi se non si realizza questo, non c'è nessun tipo di unione con la divina volontà. Altra cosa ancora, quando si entra nella divina volontà e quindi la si assume e la si fa dappertutto, succedono due cose, l'ho già accennata, che ogni nostro atto diventa un atto divino, quindi gli effetti che ha sono effetti divini. È per questo che quando ci si abitua a vivere in questo modo, automaticamente parte nel nostro cuore, come dire, la sorgente della felicità. Capito? Perché come si muove il divino volere? Il divino volere si muove soltanto per amore e per fare cose stupende. Quindi i riverberi che tu senti sono riverberi bellissimi,
E te ne accorgi da una profondissima pace del cuore, da una profondissima gioia del cuore, dal fatto che veramente alcune cose che tu prima già avevi non ci stanno più, non ci sono più. Le cose di prima, dice San Paolo, sono passate, ne sono nate di nuove. Oltre a questo, ogni azione che tu compi nel divin volere produce l'unione e la comunione con le tre intenzioni di Cristo, quindi nobilitando gli atti a un punto tale che più nobili di questi non potrebbero starci, perché Gesù agiva in ogni azione che faceva, cosciente o incosciente, pensiero, parola, opera, qualunque cosa, solo per tre fini, che sono i fini più nobili: la gloria del Padre, che è il motivo principale per cui siamo obbligati ad agire. Per cui altro che divina, anche qui, cioè, è chiaro che se io dico viene divina volontà nella mia catechesi, questa catechesi che sto facendo va per la massima gloria di Dio, primo fine, per la conversione dei peccatori, secondo fine, e per la riparazione dei peccati, terzo fine, da un punto di vista oggettivo, perché la divina volontà opera solo in questo modo. Domanda: ma e se io faccio sta catechesi per farmi bello e non la faccio per la gloria di Dio? Cioè, io uso, come dire, la predicazione come uno strumento per dire: ammazza quanto è bravo Don Leonardo, che bella catechesi che ha fatto Don Leonardo, sì che ci ha capito tutto, il resto non ci hanno capito niente, se qualcuno me lo dice gongolo. Come la mettiamo? Va bene sta cosa qui? È un'azione fatta nella divina volontà, produce effetti eterni, immensi, infiniti. Vi ricordate Fantozzi, no? Buonanima di Paolo Villaggio, come lo faceva, che faceva con la mano il gesto della farfalla, no? Così e così. Ecco, facciamoci una risata, ma capite? Anche qui, ecco perché è un unicum. Quindi dentro la divina volontà c'è tutta una vita purificata, concentrata e dilatata al massimo livello possibile, massimo. Ed ecco perché quando sentiremo dire alcune cose, ne sentiremo delle belle, io se li trovo tutti quanti gli iscritti, le cose principali, ve le leggo, vi assicuro che si salta dalla sedia sentendo certe cose. Io veramente ho sussultato quando sentivo certe cose. Certo che se le vede dentro quest'ottica, dice: ah, ci picchia, proprio così, è vero, d'accordo? Non è una pia credenza, non è un'invenzione, è vero. Dentro questo orizzonte. Allora, io mi fermerei perché questa, come dicevo, è una puntata un po' introduttoria. Dalla prossima volta cominceremo a sondare bene il Fiat Santificante, quindi a entrare bene nella vita della Divina Volontà. Riprenderemo molte delle cose che abbiamo detto, le approfondiremo, le completeremo, vedremo anche gli effetti del vivere in questo regno felice. D'accordo? Uno di questi, ogni atto compiuto nella Divina Volontà, sappiate che non è soggetto al giudizio particolare, perché Dio non giudica se stesso. Quindi se un atto veramente è compiuto nella Divina Volontà, e questo è soprattutto rilevante per gli atti umani, capite? Lo portiamo direttamente in paradiso. Questo è tanta roba, insomma, direbbe un mio caro amico che usa frequentemente questa espressione, no? Quindi va bene, le vedremo a partire dalla prossima volta, piano piano, con l'aiuto del Signore. Benvenuti nel regno della Divina Volontà e speriamo che molti di noi possano entrare a far parte di questo felice e celeste regno. Siamo lodati Gesù e Maria, e ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana. Ave Maria.